Cari parrucchierati, buongiorno, eccoci qui come ogni mercoledì, anzi siamo tornati a mercoledì perché abbiamo fatto nella versione estiva, abbiamo fatto anche qualche giovedì, ma oggi siamo tornati alla nostra collocazione settimanale del mercoledì alle ore 11 con Essere di più, la trasmissione live dedicata ai professionisti della bellezza. Allora, oggi ho voluto invitare qui un mio caro amico che è anche mio dirimpettaio d'ufficio, Esatto. che è il grande Alessandro Vona. Ciao a tutti. Ciao Tutto Alessandro, come stai? bene, grazie. Allora, Alessandro, dovete sapere che ha una storia molto particolare, è un professionista della bellezza, ma dal punto di vista un po' del nostro, quindi della comunicazione, perché Alessandro è titolare di Vona Studio, Esatto. che si occupa di comunicazione dedicata nello specifico ai parrucchieri. Quindi, chi meglio di lui, professionista della bellezza, proud to be, quindi orgoglioso di essere professionista della bellezza, ma dovete sapere che lui ha un segreto, in particolare per questo settore, perché lui... Ale, ce lo racconti tu? Cioè, qual è il tuo segreto? Il mio segreto è che io sono nato e cresciuto in un negozio di parrucchiere. Ecco, quindi ne sai leggermente. Esattamente. Io e la mia famiglia sono tutti parrucchieri tranne Ecco. io. Quindi ho già rovinato una Quindi mamma e generazione. Esatto, già cancellato. papà. Senti, ma come ti è venuto di dire no, io non faccio parrucchiere, scusa? Ma non è stata una cosa istintiva. Cioè, ci sono cresciuto, ma non ci volevo rimanere probabilmente. Quindi Quindi è venuto sei stato il naturale. ribelle della famiglia. Esattamente. Ma quanti fratelli siete voi? No, siamo due Ah, due fratelli, fratelli, quindi uno ok. ha l'attività, mia madre, i miei nonni tutti e due, quindi insomma sono cresciuto togliendo i bigodini alle signore per la mancia da 5-6 anni. Bravo. Senti, e quindi cosa è successo? Praticamente tu vivendo in una famiglia di parrucchieri, poi ti sei dedicato alla comunicazione, quindi chi meglio di te può raccontarci, magari oggi dare dei suggerimenti anche ai nostri amici che ci stanno seguendo, Esatto. per, come dire, comunicare, visto che noi andiamo ripetendo che ormai si conta saper tagliare, saper colorare, ma ahimè, purtroppo, per fortuna, oggi il 90% del successo di un salone è dato dalla comunicazione. Sì, io dico purtroppo, però è così, diciamo il 50% è comunicazione. Io ho vissuto il periodo dalla non digitalizzazione fino Cavolo, alla veramente. digitalizzazione, quindi a un certo punto è diventato necessario saper comunicare a livello digitale la propria professione. Chiaro. Senti, allora, come si faceva una volta e come si fa adesso? Beh, una volta si apriva la serranda e si aspettava magari, diciamo, nei saloni più, insomma, nelle realtà più normali, quelle che viviamo tutti i giorni, si alzava la serranda. Poi c'era il pieraggio serale, magari nei locali, magari più Chiaro. di tendenza, eccetera. Adesso in realtà c'è quello perché quello ci deve essere. La Chiaro. figura, il PR fisico è Ecco, quello, importantissimo. ecco, ricordiamo perché quello non è morto. Cioè, quindi No. ricordatevi ragazzi che comunque il passaparola, insomma, il bombardare, quello esiste ancora, per carità, non è che è stato sostituito. Esatto, chi lo fa, chi lo sa fare bene, ma in realtà è difficile anche un po' impararlo, c'è a chi viene e a chi non viene tanto, comunque chi lo fa comunque ha un ritorno molto positivo, chiaramente Certo. legato sempre poi a una comunicazione online, offline, giusta. Senti, allora, dai, raccontami, allora, tanto diciamo subito che tuo fratello, come dire, ha sfruttato il fatto che tu alla fine, come si chiama tuo fratello? Emanuele. Emanuele, intanto lo salutiamo, ma salutiamo Certo. Emanuele e salutiamo anche tutto il team. Tutto il team di Mod Academy, Ciao Mozzano. ragazzi, che dove sono adesso? Sono appena tornati dall'India, da Mumbai, esattamente per la presentazione della nuova collezione Fabric, Ah, in ok. collaborazione con Alfa Parf, loro sono il Certo, team stilistico Alfa salutiamo Parf. la mia Flora Ciao che Flora, magari ci sta certo. seguendo sempre. E quindi senti, tuo fratello ha praticamente costruito un team di livello, eh? Esattamente, loro sono partiti da salone, da normale salone, mio fratello parallelamente insieme al suo socio Oni Quadrino, parallelamente al lavoro di salone, Certo. comunque hanno sempre seguito anche Milano, la moda, quindi lavoro da freelance, shooting, Ah, pubblicità, eccetera, quindi anche questo è stato parte importante. Questo fa parte anche non solo del livello professionale, ma anche del livello di Senti, pieraggio che ecco, dicevamo prima. però allora io vado, seguo, però poi devo far vedere anche ai potenziali clienti che io sono uno attento e così via. Quindi e Esattamente. lì alla fine cosa succede? Arriva il E buon lì Alessandro. arrivo io e da lì si studia insieme, chiaramente al cliente in questo caso, Chiaro.
Si studia insieme una strategia e soprattutto la prima cosa che io cerco di capire è dove si vuole posizionare il cliente, cioè Certo. cosa vuole fare, come vuole essere visto dagli altri, fondamentalmente è questo. E quindi da Esatto. lì si studia una strategia insieme al cliente e il tipo di immagine che si Ecco, vuole dare. nella tua esperienza, quando uno ti fa questa domanda, cioè quando tu fai questa domanda a loro, cioè come vuoi essere visto e così via, sono tutti pronti che ti dicono: ah, io vorrei essere No, c'è un così. minuto di silenzio. Bravo, perché quella lì è la prima roba che. Esatto, esatto. Poi Però in ecco, il consiglio è realtà. quello di, come dire, incominciate a pensare veramente chi volete essere, perché non Assolutamente. necessariamente uno deve essere il salone strafigo, cioè, Assolutamente no. perché tante volte magari in determinate posizioni spaventa anche. Assolutamente, in determinate posizioni anche geografiche, in determinati paesi non sono tutte, cioè i saloni non sono tutti a Chiaro. Manhattan o a Roma, al centro, cioè in Chiaro. realtà i saloni sono ovunque, quindi avere la propria identità dove, sul proprio territorio, quindi capire come sfruttare è importante. Senti, raccontami, ti saranno capitate delle cose un po' da ridere, non facciamo i nomi, ti sarà capitato qualche cosa un po' di Beh, le particolare? cose particolari, le cose un po' così nascono sempre a livello quando si studia il logo. Ah, ok, Su ecco, quello, bravo, no, su bravo, quello c'è da. bravo, bravo. Su quello c'è un po' da Perché ormai sono perché. tutti riccio capriccio, Esatto. Sì, ci dal nome, sta. esatto, anche il nome. Nome e logo. Soprattutto il logo, perché il logo spesso per il cliente deve rappresentare tutto. Chiaro. Quindi il tutto per chi chiaramente, giustamente non fa questo lavoro è a livello immagine, a livello di pittogramma ci deve essere tutto. Quindi quattro immagini più il cerchio, più la striscia, più quello che diventa un Chiaro. logo, diventa una bandiera. Chiaro, ecco, fate attenzione ragazzi, veramente, se avete fatto un logo così inventato, guardate che il logo oggi è il vostro biglietto da visita, quindi non lesinate sullo studio del logo perché è fondamentale. Esattamente, che poi sarà sempre molto più essenziale di quanto il cliente non si aspetti, Chiaro, insomma. anche solo il bigliettino da visita, Io cioè, questo lo dico sempre. ecco, lascio a te che sei No, perché sai, il l'esperto. bigliettino da visita è una cosa che spesso viene un po' Ce l'hai sottovalutata. uno dei tuoi, che tu era fighissimo, tra l'altro ce l'avevo Sai che prima, tu. no, niente, Non ce l'ho qua. va bene, dopo lo facciamo andare a recuperare magari. Perché il biglietto da visita dopo, Aspetta, ecco, faccio una comunicazione di servizio, regista, sul mio scrivania, provateci un bigliettino suo, devo farlo vedere perché è una. fighissimo. Ok. Va bene. Poi faccio vedere il mio che è orrendo. No, scherzo. No, collegandoci al discorso di prima, dopo un rapporto di conoscenza personale, cioè io conosco te per la prima volta, ti parlo della mia attività o comunque parliamo di altro, io ti lascio il mio biglietto da visita, tu torni a casa, la cosa che ti rimane di me non è la pagina Facebook perché non ce l'hai, non è Instagram perché non ce l'hai, è questo Chiaro. biglietto da visita che tu metterai sulla tua scrivania e Chiaro. quello sono io per te, quindi se è un biglietto non curato, eccetera, io sono quello non curato, Certo, fondamentalmente. fondamentale. Senti, quindi il primo passaggio è quello lì, quindi io ho la mia attività e così via, la prima cosa in assoluto è il logo. Sì, direi di sì. Diciamo nome, logo, sì, da lì poi si parte. E da lì. Insieme a una strategia, insieme a un concept iniziale. Prima di quello poi c'è il. Ecco, dai, cioè, però non mi hai ancora detto le cose da ridere che ci sono capitate. No, a livello Anche design capitano. perché lo vorrei meno rosa, più rosa, più blu, Sì, meno poi blu, quello è il cioè, lavoro quello tecnico, fare il logo quindi credo sia una delle cose è più da rottura di matti, che escono balle. colori che non neanche conoscevi, cioè tipo verde qualcosa, no, perché Il verde ramarro accoppiamenti, esatto, con un abbronzato. bel marrone vicino, e quindi escono questi accoppiamenti, o i nomi. Che sì, poi a livello design le cose simpatiche sono tutte a livello design. È così perché il logo è sempre troppo piccolo su una brochure o Ah, sul video è bravo, anche sempre lì, troppo piccolo, è esatto, cioè non troppo si può, grosso. esatto. Queste sono le cose che ma in tutti i campi in L'abbiamo realtà. trovato, eccolo qua, no, guardate, cioè questo l'ho un po' piegato, ma guarda che figo. Tra l'altro anche la sensazione al tatto, È il gommato, è sì. vero, con il tono su tono, con la stampa lucida, visto sono professionista, vedi quanto ne so. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatevi studiare il logo in una maniera, insomma, come si deve. Se avete bisogno, Alessandro, anzi mi sa che sei un po' pieno, Sì, vabbè, comunque per però una qualcuno glielo chiacchierata, sì, mangiamo, una va chiacchierata la faccio bene. sempre, certo, figurati. Va bene, senti, però
Poi una volta si faceva la brosciurina, il biflettino, queste cose qua, probabilmente ancora qualcosina si fa, ma ormai si è trasferito quasi tutto su web, no? Si è trasferito col 90% E i su web. contenuti su web oggi Esatto. sono video. Contenuti su web oggi Fondamentalmente sono video, tantissimo immagine. video e tantissimo immagine. Ecco, ci sono tanti che si improvvisano creatori. Esatto. E adesso ci sono stati degli step, da 10 anni a questa parte, da 8 anni a questa parte, che Facebook soprattutto è entrato nella vita di tutti, 8 anni mediamente. Prima bastava creare contenuti, quindi quantità, eri ancora uno dei primi a farlo, quindi adesso bisogna creare contenuti di qualità, che non significa solo con una bella immagine, ma anche giusti per quello che vuoi comunicare, quindi efficaci. Ecco, senti una cosa che probabilmente spaventa, una volta per fare un video devo spendere 5, 6.000, Ah, sì. 7.000 euro perché devo chiamare l'operatore, poi c'era il montaggio. Oggi, secondo me invece dovrebbe spaventarti di meno questa cosa, insomma, come funziona? Cioè, oggi io voglio farmi, voglio crearmi un video, vabbè, allora farlo di qualità non è facile. Sì, ma a livello economico ormai veramente puoi spendere qualsiasi cifra. A ribasso parlo, nel senso, Cioè, sì, no, beh, ormai con chiaro. 100 euro puoi fare, non Chiaro. so, esempio di un salone normalissimo, un salone, quindi munirsi di un device, di una macchina per dire che fa foto e video di una qualità normale, perché adesso comunque la qualità è Sì, altissima anche chiaro. su. Beh, adesso noi stiamo facendo questo con un iPhone 7, quindi Esatto, quindi con un esattamente, ma telefono, infatti anche quindi. col proprio telefono. Per dire, delle volte consiglio semplicemente, magari se il salone non ha una luce giusta per quella cosa, di prendere una luce che magari spara sul muro, solo Chiaro. per rendere la luce un po' diffusa, e Chiaro. cambia Ecco, una totalmente. cosa che io sono un cane, che il mio socio urbano mi massacra sempre, anch'io sono un cane sul discorso luce. La Certo. luce è fondamentale, specialmente per voi che fate colore. Assolutamente. Ecco, lì è una cosa che non si, cioè, bisognerebbe imparare, insomma, Sì, quindi. bisognerebbe imparare, però per Me lo fai un corso un giorno? Perché io certo, sono una bestia. assolutamente. Quell'altro mi caccia. Vai Scherziamo. la luce, quando fai video, fai che sia. Devi guardarlo, che deve essere quasi bruciato, se no rende di meno. Certo. Perché i saloni, sì, spesso hanno la luce giusta per fare il Però senti, lavoro, la però diretta di oggi l'ho fatta è bene. bellissimo, Va è bene, chiaro. maestro. Luce diffusa giusta, un po' Va dall'alto, bene. va benissimo. Grazie, maestro. Quindi oggi Romano non mi può No problem. cacciare. Sì, consigli infatti che ho dato e che do spesso, magari comprare un piccolo LED per integrare un pochino Sì. quella, la Per luminanza, insomma, per i riflessi sui il capelli. riflesso, perché soprattutto per i colori. Se c'è molta luce, cioè la luce Dallo smartphone, dalla quindi. camera puoi gestirla. Se hai molta luce puoi abbassare l'esposizione, in realtà. Certo, Quindi chiaro. decidere tu. Se hai poca Se luce. ci vuole tanto per imparare a fare dei contenuti, cioè tipo a imparare le luci, queste cose. Per un discorso base, no. Per un discorso base, no. Ci sono 3-4 regole che magari Chiaro. vanno seguite, ma per un discorso base Ecco, contenuti cosa di solito tu cosa consigli per i saloni? Cioè, cosa devi far vedere? no. Allora, io consiglio sempre la vita nei saloni, che non è solo ho fatto il colore prima e dopo, o il Ok. colore da vicino, lo chatouche, Sì. eccetera, ma anche la vita nei saloni, perché la gente reagisce positivamente nel vedere quello che succede giorno dopo Sì, giorno nel salone. quindi anche ragazzi oggi sono stravolto, però sono qui al lavoro e ti fanno, cioè, Esattamente. una roba che può essere anche un po' da ridere, un po' simpatica. Ecco, Assolutamente, assolutamente sì. ma sono tutti disponibili a fare cose del genere? Ma vorrebbero farlo tutti in realtà, però Sì. poi capisco che il lavoro, Perché in realtà è eccetera, un ti porta lavoro via te, perché questo. purtroppo è diventato il tuo secondo lavoro che, insomma, bisogna fare anche un po', ma bisogna farlo. Sì, è fondamentale. Sì, noi lo diciamo sempre, cioè poi allora, noi consigliamo di affidarsi a dei professionisti, perché alla fine questo, cioè, non è poco, cioè, è un lavoro vero e proprio. Sembra una banalità che capito, mi faccio una foto, la metto, però
Certo. In realtà bisogna avere anche una strategia, come dicevi tu prima, no? Esattamente. Cioè sembra fatto a caso, ma non è fatto a esattamente caso. Le pagine che funzionano, come dire. Esatto. Chi è in salone ha un ruolo attivo in questo, però. Certo. Perché col professionista puoi fare la strategia, puoi fare dei contenuti principali mirati, quindi di una qualità più alta, certo, quindi montati, eccetera, però... Cioè non c'è l'aiuto... No, è... giorno dopo giorno lo può fare solo, cioè o assumi una persona che sta lì che non fa il parrucchiere, fa solo quello, ma insomma non mi sembra realistico. Però sai, o magari sì, però però sai, loro hanno, cioè, allora i saloni, stiamo parlando magari di saloni un po' più grossi che hanno una receptionist. Esatto. Cioè la receptionist che è lì che ogni tanto ci gratta perché magari ha dei momenti vuoti. Cioè noi abbiamo sempre detto dedicatela a fare contenuti per comunicare quello che fa il vostro salone. Giustissimo. Cioè, ce l'hai, cioè, e lì magari che hai momenti vuoti, sì, sì. Cioè, almeno io spero che non abbia momenti vuoti, vuol dire che è sempre lì a che fare. Sempre a prendere a fare scontrini a manetta, cioè, certo, quello... certo. Però quella dedicatela a fare dei contenuti, che vada in giro, che riprenda, cioè, totalmente d'accordo. Quindi, chi non ha una receptionist dovrà, a mio avviso, se vuole cambiare, insomma se vuole dare più visibilità, dedicargli un pochino di tempo. Chiaro, chiaro. Senti, mi racconti un po' la strategia, visto che parliamo di un caso concreto, quello del salone di tuo fratello, sì, alla fine dei ragazzi... Sì, di Mod Salons, esatto, di Roma. Che comunque sono un salone di grande successo, quindi, che vanno in giro per il mondo, fanno collezioni, quindi possono essere comunque un esempio concreto. Sì. Come dire... Ah, quello l'ho vissuto dal giorno zero, da certo, quando io con i ragazzi abbiamo disegnato il logo insieme. Ok, qual era la loro richiesta, qual è stata? Beh, la loro richiesta, dall'inizio loro si ispiravano molto alla sottocultura mod inglese, okay, quindi chiaramente dal nome, poi chiaramente non è rimasto solo quello perché c'è stata una evoluzione, certo, quindi la loro richiesta partiva da lì, certo una richiesta così mirata ai 20 anni di storia almeno, passati fino adesso anche, dove prendere spunto, quindi certo, è stato da lì. Poi c'è stato un restyle del logo, per dire, dove è diventato più global, eccetera. Certo. Quindi la comunicazione nei saloni, parlo di saloni, quindi sul territorio, è stata mirata, è stata splittata al 50% fisica, personale, quindi dei ragazzi, frequentare i locali, conoscere le persone, certo, 50% è stata digital, quindi già da subito. Senti, loro avevano già un target di cioè in testa un target di clientela che... Un target, sì, quello preciso, è fondamentale anche quello. Perché io so, ma io, beh, basta che entrano, cioè... Esattamente. In realtà poi diventa difficile anche comunicare, cioè segmentate, cioè decidete bene qual è il vostro pubblico principale, perché sennò fate fatica. Cioè. Esattamente, cioè, esattamente. Quindi loro hanno individuato dal giorno zero, da subito, qual era il loro target, chiaro, di riferimento, poi avendo... Comunque avendo già fatto una scelta di avere saloni solo al centro di Roma. Loro cosa fanno? 20-40 di età più o meno? Di più 20-50? Nei saloni partono da 20 a 40. Cioè 20, quel target preciso? No, di clientela no, anche più alto di età. Sì, sì, però diciamo che la andiamo comunicazione... dai 20-25 a... su. Anche perché 50 ormai siamo ancora fighi, io ma certo, fra due anni c'erano 50, quindi siamo ancora fighi, quindi... Sì, infatti non... Mi stavo tirando la zappa sui piedi da solo, devo stare zitto. Però vabbè, loro avranno avuto questo target un po'... Sì, alla fine quello è il target. Loro fanno anche barber? No. Quindi solo spesso viene un po', non so perché, ma loro non fanno barber. Perché mod inglese, mod, cioè in automatico a me è venuto questa associazione. Tiene, non c'è, infatti anche il logo è stato, il restyle del logo, sì, è stato anche per cambiare quello, questo esattamente, concetto. Quindi abbiamo capito dove posizionarci e abbiamo fatto un lavoro digitale sul territorio, però a livello digitale. Certo.